Hola, 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 hola. Ciao amici miei, ciao ciao ciao. Oggi parliamo in questo video di ben 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 money management differenti, uno diverso dall'altro, uno con caratteristiche del tutto sue, assolutamente diversi tra di loro, a conferma del fatto che di money management se ne possono fare a migliaia, ognuno con la sua caratteristica. Bene, di come ho sempre detto, tutto sommato, di questi cinque money management che vi presento, tutti insieme, tre sono stati richiesti espressamente da tre clienti diversi, secondo le loro esigenze. E le loro esigenze sicuramente troveranno riscontro anche in qualcun altro di voi. Cui ho deciso, come faccio alcune volte, a inserire nello store e a presentare a tutti quanti quello che è un prodotto invece che ho realizzato per una singola persona. Quindi questi tre, e poi ce ne sono due che sono frutto della mia elaborazione mentale. Sono tutti e cinque molto semplici, sono tutti e cinque molto funzionali e sono tutti e cinque molto carini. Va bene? Quindi per gli appassionati di money management, oggi c'è piove manna dal cielo. Ok? Quindi andiamoli un po' a vedere, insomma, subito. Di che cosa si tratta? Si tratta di porchigno. Vedete, il maialino, porchigno qui in Brasile significa proprio maialino, maialetto. Nel caso nostro è questo qua, nel logo, qui dove andiamo a metterci i soldini che risparmiamo, perché questo money management qua, porchigno, che mi è stato richiesto da Rocco in particolare, ha la caratteristica che una parte dei profitti vanno accumulati, vanno accantonati, vanno conservati e poi vanno messi da parte. Poi c'è un algoritmo che gestisce la cassa, la puntata in virtù della quota che si va a giocare. Vediamo, poi c'è passo double, questo qua che è stato richiesto da una boavidiana, che praticamente gestisce due dutching basati su massimo 5 risultati esatti di una partita, in particolare partite under, e quindi i 5 risultati esatti andrebbero a sostituire quello che è il pronostico base dell'under. E quindi in particolare questa amica, questa boavidiana gioca, ma non solo, insomma, proprio under, a volte nei 5, in alcuni esempi, ha inserito anche per esempio il 2-1, che non è un under, però come eventuale copertura o sforatura dell'under. Però, insomma, ha due dutching da 5 pronostici massimo ognuno, e il money management gestisce proprio l'andamento di questi due dutching insieme, singolo o l'uno o l'altro. Poi c'è betting plan, che pure mi è stato richiesto da un altro boavidiano, di cui al momento non ricordo il nome, mi scuserò, cioè mi scuso, ma non mi ricordo il nome. La particolarità di questo betting plan, per il quale poi non sono manco riuscito a trovare un nome più o meno adatto, quindi alla fine ho chiamato betting plan perché di betting puro si tratta. In effetti, questo plan, questo money management, gestisce delle giocate che partono, hanno come riferimento una quota minima base. Ok? Sotto quella quota non si gioca. E quella quota è una quota di riferimento per tutta la gestione del money management, quindi è importantissimo. La particolarità di questo money management che gestisce le singole, gestisce
le partite in contemporanea, se ci sono 3, 4, 5 partite in contemporanea che rientrano nella modalità di gioco con la quale si gestisce questo money management. Quindi ci sono 3, 4, 5 partite in contemporanea e quindi il money management gestisce la sezione in contemporanea, oppure anche a blocchi, cioè nella stessa giornata io ho individuato 4 partite facenti parte del metodo o della mia selezione di gioco nel palinsesto e quindi mi vado a gestire con la sezione blocchi queste 4 scommesse in virtù della cassa disponibile che ho in quello step, in quella giornata. Interessante. Poi abbiamo ProBobs, che questo è uno dei miei, come anche Rangers. Ranger sono i due miei. ProBobs in effetti che cosa fa? Vedete, c'è scritto calcola la puntata sulla base di probabilità della quota in gioco. È una sorta di Kelly. Tutti voi che suppongo conosciate la teoria di Kelly, cioè la gestione delle scommesse o anche in altri campi della montante Kelly, che si basa su quella che potrebbe essere la probabilità di una quota in gioco. Ecco, io ho fatto un algoritmo che, basandomi su questa teoria, l'ho un po' modificato secondo le mie considerazioni. Ed è venuto fuori un file interessante che gestisce appunto le scommesse, le puntate in virtù della quota che si gioca. E quindi su questa quota poi vi calcola la puntata da fare, l'eventuale vincita. Ranger invece è per tutti coloro che giocano a quote varie. Ok? È un money management che gestisce scommesse sequenziali. Mo gioca 1,40, mo gioca 1,20, ah, mo c'è sta doppia chance nella gioco, a 1,18, poi un multicollo a 1,28, poi che ne so, un under a 1,42. Ok, quindi si gestisce in virtù di questi range che andiamo ad impostare, il money management calcola la puntata esatta da fare. Ok, bando alle charge, alle premesse e alle presentazioni, anticipazioni, andiamo a vedere i file e cominciamo proprio da Porchigno, ok, di Rocco. Eccolo qua, eccolo qua. E allora, Porchigno, perché vi ripeto, qui in Brasile Porchigno è il maialino, insomma maialino, quello là che si usa per conservare i soldini. Perché? Perché questo money management Rocco l'ha voluto basare sull'accantonamento, cioè sul fatto che ogni volta che la scommessa ottiene un profitto, il 50% o la percentuale che andiamo ad impostare qui, in questa cella qui, quindi in questo caso il 50% viene accantonato, viene messo da parte, viene dimenticato, cioè nel senso non fa più parte della cassa in gioco. Ok? Benissimo. E quindi andiamo a vedere come funziona e come lo si fa funzionare. Qui sulla sinistra, questa è la sinistra, abbiamo il bottone azzera che ovviamente azzera il money management. Qui andiamo ad impostare la cassa iniziale. Qui andiamo ad impostare il bankroll 10%, 15, 20, quello che vogliamo. Accantonamento, quindi la percentuale che vogliamo che venga accantonata sul ogni volta che c'è il profitto. A libera scelta, ovviamente fino al 100%. Accantonamento, quindi qua abbiamo il totale di quanto è stato accantonato man mano che la progressione va avanti. Poi abbiamo la rotonda, cioè la puntata se deve essere arrotondata per eccesso o per difetto. Ok? Faccio vedere la differenza, così è in eccesso. In questo modo qua diventa per difetto. Vedete, 15 e 16. Vediamo allo stato delle cose, sono 46,60 con il difetto e invece sarebbero 49,15 con le giocate per eccesso. Ok, quindi va impostato per eccesso o per difetto. Qui abbiamo un report delle scommesse, 3 vinte e una persa. Poi ci sono le aghi, vedremo perché.
che non vengono considerate. Poi c'è il maggior gain e il peggior gain, c'è il maggior guadagno e il peggior guadagno. E qui c'è il logo porchino, non serve a niente. Vabbè, poi vedete che in questa colonna abbiamo scommesse e non evento. Perché? Perché non ci interessa l'evento, la partita, perché non si gioca sulla partita, ma si gestiscono lì o si riportano lì metodi, strategie, qualunque modalità di gioco state adoperando, quindi anche diverse ovviamente, quindi questo gestisce tutte le scommesse che fate, quindi se è una multipla, se è un sistema a girare, se è un raddoppio, se è piuttosto che un exchange, qualunque sia il metodo o la strategia, andate a riportare in questa cella qui per giustificare e registrare il tipo di giocate che avete fatto. Dopodiché si parte dalla prima cella qui con la cassa iniziale che sarà impostata, 154, si inserisce la quota e il file calcola la puntata automatica da fare con questa quota. Ok? Poi abbiamo tre possibilità di esito. Abbiamo la V, vinto, abbiamo la P, perso, e abbiamo la A che in effetti gestisce tutte le situazioni in cui l'automatismo della puntata per la quota non è più valido, cioè nel senso, perché se questa partita qui 2:43 puntata 16 fosse stata vinta, darebbe in automatico un determinato profitto, persa darebbe in automatico una determinata perdita, però se per esempio è una multipla e all'interno della multipla una squadra non ha giocato, la vincita risultante sarebbe differente da quella calcolata dal file 16 per 2,43. Mi si dirà, vabbè, ma allora a quel punto la basta andare a inserire la quota relativa alla vincita ottenuta con il book e il gioco è fatto. Sì, per alcuni sì, per altri no, perché altri non sanno, sanno solo che hanno giocato 10 euro, devono vincere 20, ne hanno vinti 18, gli 8 euro non sanno calcolare qual è la quota corrispondente per è 1,80, però non è sempre così semplice, sui 10 euro. Per cui la cosa molto più semplice è quella di inserire la A, si inserisce la A, si va qui nella correzione vinte e perse, in questa colonna qua, e si inserisce l'importo effettivo che si è ottenuto dal book per la vincita, netto al netto. Ok? Benissimo, in questo caso qua, al netto. Benissimo, si inserisce il netto della vincita o della perdita, va bene, e quindi le altre colonne si aggiornano in automatico. Altrimenti, oppure può essere una scommessa giocata e poi non più giocata perché la partita è stata rinviata, può essere un exchange chiuso con il cash out, per cui si mette la A, non c'è più questa giocata qua del back che era stato fatto, insomma, se è chiuso con il cash out si mette la vincita netta che si è ottenuta qui con il cash out. Benissimo. Oppure abbiamo vinto e quindi calcola in automatico la vincita, o perso, ovviamente ci detrae quella che è la puntata iniziale. Benissimo. Per cui in questo caso qua abbiamo simulato una A, abbiamo detto che invece di della vincita di 16 per 2,43 è venuta fuori una vincita di 12 euro. Benissimo, siamo andati nella colonna correzione, abbiamo inserito 12 e lui ha aggiornato queste altre due colonne qui. Dopodiché ha accantonato, perché abbiamo vinto 12, ha accantonato 6 euro e ce li ha nascosti. Benissimo, perché nascosti? Perché la cassa di chiusura, vedete, quindi la nuova cassa disponibile, è formata dai 154 iniziali più i 6 rimanenti dall'accantonamento. E andiamo a 160, però nella colonna profitto e perdita totale ci riporta comunque 12 euro, cioè quello che effettivamente abbiamo vinto, e ci dà il ROI, cioè il return on investment, quindi ormai è un anagramma che tutti conosciamo, 7,79, quindi 12 euro sono il 7,79 di profitto su 154 euro iniziali. Benissimo. Dopodiché si va al giorno successivo, alla prossima scommessa, quello che sia.
Vi dico che va inserita la data e va inserita il tipo di scommessa. La bet no, viene aggiunta in automatico, non va inserito questo numero, se lo prende il file in automatico, per cui voi dovete inserire solo la data e il tipo di scommessa. Ok, abbiamo 160 come cassa, abbiamo giocato sul sistema 3 e doppia girata, insomma con una quota di 101,57, 16. Per esempio la anche in questo caso potrebbe servire perché il file calcola 16 per 1,57, ma può darsi che su 3 doppie a girare ne è entrata una, per cui la quota sarà differente e si può andare ad aggiungere sempre nella correzione vinto perso quello che effettivamente è stato vinto o quello che effettivamente è stato perso, che possono anche non essere i 16 euro, perché i 16 euro è costato l'intero sistema. Una doppia l'abbiamo vinta, non abbiamo vinto 16 più profitto, ma abbiamo recuperato buona parte dei 16, per cui qui nella correzione andremo a mettere, se abbiamo perso, tanto per dire, 6 euro di questi 16 giocati, qui andremo a mettere meno 10, ok? E quindi lui ci calcola i meno 10, per cui là era una sorta di jolly multiuso, però nel caso invece che sia andato tutto liscio, inseriamo la V. E qui ci dà la vincita perdita totale, ok? Cioè 16 per 1,57. Da questa poi lui ci scorpora in questa colonna qui, vincita perdita netta, quella che è la vincita reale, e da questa ci accumula sempre il 50%. Per cui 160, la nuova cassa disponibile è 160 più 4,56, che è il 50% di 9,12. Andiamo a 164,56, però il profitto e perdita totale passa da 12 a 21,12 perché sono i 12 più i 9,12 e qui abbiamo il totale accantonato su tutte le varie scommesse che andranno avanti così come fino adesso è stato spiegato. Ok? Dopodiché si azzera quando è finito, quando volete ricominciare, quando volete ripartire. Qui Major Gain ci dà 48,28 che è questa puntata qui. Ok, il peggiore gain è stato meno 17 che è questa puntata qui. Benissimo. Ora lui ha un algoritmo, sto file, non creato da me, ma datomi proprio da Rocco, quindi il richiedente del file, che dice: allora Enzo, fai così, quando la scommessa risulta vincente, risulterà vincente, la prossima scommessa verrà calcolata in virtù del bankroll impostato sulla cassa disponibile, arrotondata per eccesso o per difetto. Quindi in questo caso qua vedete, vinto, cassa 164,56, il 10% sarebbero 16,45, 46 e lui lo arrotonda per eccesso impostato qui a 17. Quando invece la scommessa risulta perdente, ok, il file mi deve impostare come puntata l'ultima giocata. Quindi in questo caso qua aveva calcolato 17 su questa cassa qui rispetto al 10% derivante da una vincita seguente, una vincita, poi ha perso, è andato a meno 17, tutto il calcolo, tutto a posto, benissimo, però non ha più calcolato il 10% su 147, quindi dovrebbe essere 15 euro la prossima puntata, ma ha riproposto questa puntata qua fatta precedentemente e persa. E questo vale fino a quando si perderà o si vincerà. Ok, in questo caso qua ha dato 17 perché era dopo la perdita e quindi ha dato ancora questa qua. Qua ha dato 17 perché? Perché 162, 16 e 20 arrotondato per eccesso è 17 e poi è andato in A e quindi restava 162,01 e ha riconfermato 17 pari al 10% arrotondato per eccesso della cassa di 162,01. Ok? Benissimo. Questo è Porchigno, per cui chi ha necessità di gestire strategie diverse, modalità di gioco diverse, e piace questo algoritmo, e piace l'idea dell'accantonamento, quindi praticamente non lo vediamo più nella cassa,
in questa cassa qui, cioè il file non ci fa proprio più conto su questo accantonamento qua, va bene? Quindi può eventualmente fare richiesta di questo porchigno. Ok, e questo è il primo dei cinque. Andiamo al secondo. Il secondo prendiamo passo duble della nostra cara Boavidiana, amica Boavidiana. Le donne devono sembrare una fantasia più. L'ho chiamato passo duble proprio perché va avanti appunto con questi due dacci. Ora, qui c'è i risultati esatti, ok? Perché la Boavidiana gioca con i risultati esatti. Ma in effetti questi possono essere pure 5 dacing o 5 pronostici diversi da poter utilizzare come si vuole, insomma. Ok? E allora, abbiamo il logo, qui abbiamo la cassa. La cassa disponibile e il profitto ottenuto. Perché? Perché bisogna andare qua. Ecco qua. Allora, questo non è un money management, non è un calcolatore, non fa calcoli. Questo riporta solo tutto quello che avete fatto di là, nei dacci. Ok? Quindi vi dà il saldo disponibile, che è 200 euro. È la prima volta l'ho inserito qui per poi gestire i dacing qua. Ok? Quindi 200 euro vi riporta la puntata del primo dacci, la puntata del secondo dacci, il totale delle puntate, quindi la vincita del primo dacci, la vincita eventuale del secondo dacci. Vi chiede se c'è stata copertura e vi spiegherò perché. La puntata della copertura e la vincita e perdita totale, quindi se c'è stata copertura, non c'è stata copertura, se hanno perso, hanno vinto, insomma, il valore reale di chiusura di quella scommessa di quei due dacci. Benissimo, quindi la resa sui 200 iniziali, saldo di chiusura e profitti e perdite totali. Ok? Per cui, come vedete, a questo punto qua ha una cassa di 216,85 e ha maturato un profitto di fino adesso simulato di 16,85, che ce li ritroviamo qua, giusto per promemoria, 216,85, di cui 16,85 sono il netto. Questo bottone qua azzera solo i dutch, questo bottone qua azzera il live, questo bottone qua registra la scommessa, cioè prende tutti i dati di chiusura di questi due touching e la copertura e tutto il resto e li porta in quel foglio che abbiamo appena visto. Poi qui c'è l'aggio 5,50, perché alcuni mi hanno detto, anzi proprio la cliente mi ha detto che ora non è più 5 quello di Betfair, ma 5,50 perché c'è uno 0,50% che viene preso con una legge, là, non so che cosa avete fatto in Italia, e quindi c'è questo 5,50, ma si può mettere l'aggio che si vuole, insomma, o l'aggio che si paga realmente. Dopodiché, se le giocate hanno a che fare con l'aggio, cioè sono fatte su, che ne so, su Betfair, qui va aggiunta la lettera S, ok? E quindi il file si adatterà a tutte le vincite, i calcoli delle vincite e perdite rispetto all'aggio della percentuale impostata qui. Se non c'è scommessa fatta in exchange, questo qua va tolto e siamo a posto, ok? Benissimo. Qui va inserita la partita, la prima partita, scapoli come sempre e ammogliati, no, ammogliati, ok, e qua andiamo ad inserire vedovi contro i felici, ok, benissimo, abbiamo impostato le due partite. Poi andiamo ad impostare i due profitti di dacing che vogliamo. Perché ho fatto a profitto e non a puntata? Perché avendo la possibilità di inserire il profitto che vogliamo ottenere, che poi è un profitto che si ottiene in virtù di ogni singola scommessa del dacing vincente,
deve avere questo profitto qua come minimo, ok? E ovviamente dal Dutching la scommessa vincente è una sola, per cui dovrebbe restituirci questo profitto qui che andiamo ad impostare, o qui o qui. Questo è riferito a questo Dutching qua, questo è riferito a questo Dutching qua, il Dutching 2. Perché? Perché quando io sto in negativo, ok, come per esempio in questo caso qua, vedete, dove stavo a meno 6 o a meno 4, io posso impostare i miei profitti qua affinché recuperi i 6 più un profitto a mia scelta, quindi voglio 10 euro, ma ne sto perdendo 6 lì sulla progressione, quindi vado ad inserire qua nel profitto Dutch 16. Ok, voglio 16 come profitto minimo. Ok, ora tenete presente che però i 16 qua del profitto minimo non considerano l'eventuale poi puntata sull'altro Dutching, quindi ogni Dutching è visto a se stesso, insomma è visto a sé stante, non sono interconnessi tra di loro rispetto ai profitti. Quindi questa è una gestione poi eventualmente che potreste fare voi, insomma, ritornando a meno 6 stavo, voglio guadagnare anche 10, quindi voglio recuperare i 6 e voglio andare a più 10, devo ottenere 16 euro. Posso anche dividere 8 nel primo Dutching e 8 nel secondo Dutching, o fare tutte e due a 16, dipenderà da quello che verrà il totale di puntate dei due Dutching rispetto alle quote che ho inserito, ai pronostici che sto giocando, e vedere se va bene impostare 16 per ognuno dei due Dutching, o dividere 8 e 8, o fare solo i 6 euro che ho bisogno per recuperare. Dopodiché io lo faccio tutto a caso e non vado a vedere vuoto per non perdere tempo, per cui supponiamo che siano risultati esatti così come li gioca la nostra Boivediana, e lei parte dal fatto proprio di scegliere partite potenzialmente under e ne gioca 4 risultati under e uno più o meno può essere uno sforatore a favore dell'uno dell'altra squadra. Supponiamo che giochiamo 0-0, poi giochiamo 1-0. Poi giochiamo lo 0-1, poi giochiamo l'1-1 e poi anziché il 2-2 andiamo a giocare per esempio il 2-1. Ok? Benissimo. Poi quest'altro invece abbiamo 0-0. L'1-0 e 0-1 li lasciamo stare, facciamo 1-1. Poi ho il 2-0, ho lo 0-2 e poi diciamo che ho il 1-2. Ok? Giusto per differenziare, io ho messo i miei 5 pronostici di risultati esatti, poi vado a inserire le quote. Allora, questo è a 16, questo qua 1,0 sarà 8,40, questo qua sarà 9,20, questo qua sarà 7,40, questo qua sarà 11. Ok, non abbiamo impostato il profitto, dobbiamo impostare il profitto, diciamo che è 10. Benissimo, quindi impostato 10. Con queste quote e con questi pronostici, con 10 di profitto, lui si dice che dobbiamo giocare 13 euro. Ok? Benissimo. Qui sono riportati, vedete, in rosso quelli là che sono al di sotto del profitto richiesto. Quindi 9 euro, 9,20, anziché 10, mentre invece restano normali quelli che sono uguali o superiori a 10. Perché questo? Perché purtroppo l'arrotondamento nei Dutching porta a queste sfalsature qua, che se fossero decimali tutti questi sarebbero esattamente 10 euro. Ma l'arrotondamento porta a questo fatto qua, che può essere un beneficio, può essere invece qualcosa che dà fastidio, poi dipende da ognuno di voi. Ok, ora andiamo qua. Qua invece abbiamo 14,50, qua abbiamo 7,20. Qua abbiamo 8,60, qui abbiamo 9,20 e qui abbiamo 12. Andiamo ad impostare il Dutching, qua pure qua 10, ecco qua. E allora sono entrambi 13 e 13, entrambi con 10 euro di profitto sui due Dutching, quindi giochiamo un totale di 26 euro, ok, sui due Dutching. Sui due Dutching. Anche qui ci segnalo 8,60, quindi una sola scommessa sotto profitto richiesto. Benissimo.
Ora, poi c'è l'ultima riga qui, vedete? C'è questa qua rossa, questa casella rossa, e queste 5 qua. Qua vanno inseriti gli esiti finali. Allora, se il dacing è saltato, tutto quanto, va inserita qui la P, ok? E lui ci calcola la perdita di questo dacing. Se questo è saltato, qui va inserita la P e quindi ci calcola la perdita di questo dacing. Se invece c'è qualcuno di questi risultati che è vincente, andiamo ad inserire la lettera B in corrispondenza del risultato che si è maturato. Quindi B qua e che ne so, 0 e 0 qua. Ok? Benissimo. E lui ci dice che abbiamo ottenuto una vincita di 28,20 pari al 108,46% su tutti e due dacing. Ok? Ma se questo invece avesse perso, uno vinto e uno perso, mettiamo la P, andiamo a vedere. Andavamo a meno 0,80, meno 3%, uno vinto, uno perso. Ok? Chiaro? Benissimo. Ora andiamo a vedere un'ultima cosa. Anzi, non è proprio l'ultima cosa. Noi abbiamo questi risultati qua, questo touching qua e questo touching qua. Questa è una cosa che ho inserito di mia volontà, insomma, in questo non mi era stato richiesto dalla cliente. Ma l'ho inserito perché ho ritenuto che era un'utility necessaria, perché se io sto seguendo queste due partite in live e sto vedendo che siamo al 70esimo, 75esimo e la partita sta su 2-1, c'è possibilità che questo 2-1 cambi, ok? Quindi possa saltare l'intero dacing, possa diventare 2-2, potrà diventare 3-1, quindi potrebbe. E quindi io che faccio? Mi posso anche fare una copertura, ok? Quindi sull'eventuale over 3,5, sull'eventuale 2-2, sull'eventuale 3-1, posso farmi la copertura che voglio. E vado qui e decido se la faccio in back o in lay. Se vado a bancare per esempio il 2-1 e quindi faccio la scommessa lay. O vado a giocare l'over 3,5 e quindi faccio una scommessa back, tanto per dire. Ma ripeto, potrebbe essere anche il back sul 2-2 o il back sul 3-1. Ok? Quindi decido a seconda del tipo di puntata che vado a fare, se back o lay in exchange. Allora, supponiamo che stiamo bancando il 2-1, quindi supponiamo, cioè mettiamo la spuntina qui nel lay e qui andiamo ad inserire l'importo che vogliamo coprire, insomma, l'importo che vogliamo ottenere. Mettiamo prima la quota qui, supponiamo che sia un 2-1 in corso al 75esimo, diciamo che sta su quota, che ne so, 3,10, 3,15. Ok, e qui ci mettiamo bank lei 2-1, giusto per ricordarci che cosa stiamo facendo. E qui andiamo a mettere un importo, mettiamo 10. Ok? Benissimo. E allora, cosa succede? Che ci dice che dobbiamo fare una puntata, se è lei, dobbiamo fare una puntata di 11, perché voi sapete che in exchange quello che vinciamo è quello che risulta come puntata meno l'aggio. Ok? Invece, con la puntata back, quello che vinciamo è quello che risulta come profitto meno. Non è la puntata, ma il profitto, la vincita netta meno l'aggio. Ok, quindi qua ci dice che per vincere 10 dobbiamo fare una puntata di 11, sempre arrotondata, sempre. Ok, quindi avremo una responsabilità di 23,65 e una vincita netta lei, di 12,19. Qui è sbagliato, che dovrebbe essere la puntata lei meno l'aggio, non può essere di più. Aspettate solo un momento, fatemi vedere, forse mi sto sbagliando io. Eh sì, eccoci qua, quindi c'era un piccolo errore qui in questa cella qua con il puntamento al valore. Vabbè, un piccolo errore. Comunque. Avevamo detto che volevamo un profitto di 10 euro su una puntata lei a quota 3,15 per il risultato 2,1. Questa è tutta simulazione, tutto così giusto per vedere. Insomma.
quindi ci ha detto di giocare 11 euro per ottenere i 10, 11 euro a 3,15 da un'esposizione di 23,65, quindi la responsabilità lei è 23,65, la vincita netta eventualmente sarebbe di 10,45, ok? Quindi 11 meno il 5%. Ok, benissimo, 10,45, ci sta bene, lo valutiamo in virtù di quello che potrebbe essere il profitto che verrebbe fuori qui dal primo dodging qua, perché abbiamo detto che bancavamo questo 2-1 qua, che si sta verificando. E allora dice, vabbè, ma io espongo 23,65, nel caso che vinco qua, vinco tra i 9 e i 19, ne ho spesi 23, vado a meno 4, a meno 14 qua, quindi, insomma, ma abbiamo messo una quota orientativa, abbiamo messo un importo di orientativo, insomma, è giusto però è una valutazione che va fatta, è un utility che avete a disposizione nel caso di poter valutare quello che volete fare, se un dodging sta saltando, e quindi c'è questa possibilità qua, eventualmente nell'exchange di poter gestire questa eventuale copertura, ma è un di più. Quello che vale sono i due dazi. Ok, date per scontato che insomma uno lo perdiamo e uno lo vinciamo, non abbiamo fatto copertura, non è exchange, per cui supponiamo che questo l'abbiamo perso e questo qua l'abbiamo vinto sullo 0-0. Abbiamo un utile di 3 euro e una resa dello 6,04 rispetto ai 26 totali giocati. Ok, a questo punto qua dobbiamo fare la nostra registrazione. Andiamo a registrare la nostra bet. Va bene? Quindi clicchiamo qua e andiamo sulla montante qua, sulla progressione. Quindi era 216,85, puntata dash 1, 13, puntata dash 2, 13. Andiamo a vedere. 13 e 13, 26 totale puntata. Dacci, primo dacci ha perso per 13, il secondo ha vinto per 16. Copertura sì, perché ci sono i dati qua che non ho cancellato. Ok, azzera live, era qua. Vabbè, quindi bisognava cancellare, che se sono riempiti vuol dire che lui li considera come copertura fatta. Vabbè, comunque copertura sì, puntata copertura 23 e 65 come era il risultato, vincita perdita totale 3, perché ci dà solo i 3 qui che si sono maturati qua nei due dodging, considerato che lì non abbiamo messo la S, o cioè non abbiamo messo il vinto o perso qui di quest'esito della copertura. Ok? Andiamo a rifare, vediamo un po', abbiamo messo 10. Quota 3,15 equa 1, stiamo bancando, ecco qua, ha ammesso che fosse vinta questa qua, vediamo un po', vinta questa qua ci dà 13,45, perché risulta vincente pure, ah, questa è perdente, sì, questa è perdente perché avendo bancato il 2-1 significa che questo qua è cambiato il 2-1 e quindi questo è saltato, avevamo già messo la P, per cui questo è saltato, la copertura entra, ok? E quindi abbiamo i 10,45 più i 3 derivanti da questo qua, sono 13,45. Abbiamo 13,45, 27,09. Ok, quindi avrebbe riportato, anziché 3 qui, avrebbe riportato 13,45. Quindi resa totale 6,04, 2,19 il saldo chiusura. Per cui sì, 200 al momento hanno 19,85 di profitto e 219,85 è la nuova cassa. Ok, a questo punto qua troviamo 219,85 aggiornato, 19,85 il profitto aggiornato, azzeriamo i Dutch e ripartiamo con un azzeriamo pure il live e ripartiamo con una nuova impostazione. Ok, quindi questo qua è solo un report, ok? Per gestire insomma tutta la sequenza di scommesse, ma non calcola nulla. Siamo noi a calcolare in virtù del profitto e perdita che abbiamo qua, eventualmente negativo, di andarcelo a gestire qui con i due profitti impostati qui
nei due touching. Tutto semplice, tutto funzionale, tutto molto carino e tutto molto performante anche secondo me, perché scelti bene i risultati si possono fare due buoni touching e avere dei buoni profitti, perché se vincono tutti e due il profitto è, come abbiamo visto, è notevole. Ok? Quindi questo è passo duplice, anche questo sarà disponibile per tutti quanti. Ora andiamo a vedere il prossimo. Il prossimo vediamo subito. Il prossimo, io già faccio. A quanto siamo? Siamo già parecchio. Quindi io per il momento fermo qua. Quindi farò due video. Blocco 5.1, blocco 5.2, ok? Blocco 5 mm1, blocco 5 mm2. Ok? Questo lo fermo qua per il momento. E ci vediamo al prossimo con gli altri tre.